Benvenuti, da oggi Piccadilly Duomo diventa anche video e inauguriamo le pillole di Piccadilly nel solito stile del blog che avete ormai imparato ad apprezzare, quindi con pochi peli sulle lingue e soprattutto molto controcorrente. Allora, la notizia dell'anno è che il governo inglese ha deciso di andare a elezioni anticipate, si voterà il 4 luglio e ormai atteso, se ne parla da più di un anno ormai, che i Tory perderanno in maniera forte e sonora e i laburisti sono ormai già praticamente incoronati i nuovi governanti del paese dopo 15 anni di governo conservatore. Allora, prime due riflessioni. Iniziamo col dire che tutti i giornaloni hanno titolato la grande scommessa, il grande azzardo, the big gamble di Rishi Sunak per aver appunto fatto queste elezioni anticipate. Azzardo perché il Premier punterebbe a una clamorosa rimonta sulla scia del fatto che l'economia inglese è un pochino in recupero. Lettura totalmente sbagliata, ma secondo voi, ma vi pare che un primo ministro che potrebbe governare ancora fino a gennaio, perché c'è tempo fino al 2025 per indire elezioni, cosa fa? Si va in qualche modo ad autosuicidare togliendosi 8, 6, 7, 8 mesi di governo di poter rimanere ancora Downing Street qui alle mie spalle, ma nessuno lo farebbe. Rishi Sunak ha indetto elezioni anticipate perché è una fuga dalla nave. Hanno capito che ormai è fatta, ma non solo per i Tory, perché il paese è tutt'altro che in ripresa, è in stallo. E questo governo, i Tory non vogliono essere, e Sunak in particolare, non vuole essere colui che firmerà la prossima finanziaria a novembre, che sarà una finanziaria disastrosa. Secondo punto, il grande entusiasmo sui social media. Ieri alla notizia che ci saranno queste elezioni anticipate, è stato un tripudio, finalmente i Tories si toglieranno dalle scatole, viva viva, arriveranno i laburisti. Allora, c'è da dargli ragione un pochino, nel senso che dopo 15 anni di governo Tory nessuno qua a Londra ne può più e anche gli stessi elettori conservatori sono molto delusi. Ma non sono delusi dai Tory in sé, sono delusi dal fatto che il governo conservatore ha fatto pochissimo il governo conservatore, ossia tasse basse, poco stato sociale, poco stato, poca burocrazia. Ormai anche l'Inghilterra è un paese in qualche modo, permettetemi l'espressione, tra virgolette, socialista, assistenzialismo, social benefit, chi più ne ha più ne mette, immigrazione clandestina senza controllo. Su questi punti gli elettori conservatori volevano vedere un governo conservatore, invece sono stati delusi. Ora, va bene entusiasmarsi perché l'alternanza va sempre bene in un sistema democratico, ma non è mica poi detto che questi nuovi laburisti, tutti invocano come i salvatori della patria, salveranno davvero la patria inglese. Primo, perché non ci sono soldi, non è un tema di colore politico, è un tema di bilancio. Il governo conservatore attuale è già strozzato, hanno dovuto tagliare la ferrovia ad alta velocità perché non ci sono i fondi. Non è che con i laburisti improvvisamente i fondi aumenteranno, perché l'Inghilterra si ritrova dopo il Covid con un debito PIL al 100%, quindi spazi di manovra non ce ne sono per nessuno, anzi bisognerà forse alzare le tasse, argomento questo che piace molto ai laburisti e che però potrebbe finire per paradossalmente penalizzare la classe media, perché nella logica un po' talebana dei progressisti anche inglesi un reddito medio è già considerato un ricco, un benestante. L'altro punto è che ancora il problema dell'Inghilterra oggi non è essere di destra o di sinistra, ma che è un paese strangolato dal politicamente corretto e da un eccesso di cosiddetta cancel culture, questa sorta di autorazzismo, autodiscriminazione in cui l'Occidente si è infilato, che di fatto sta legando le mani a ogni cosa, a ogni iniziative che rende impossibile governare. Dunque, dal 4 luglio l'Inghilterra avrà sicuramente un nuovo governo, tutti sono entusiasti, tutti pensano che starà arrivando il nuovo paradiso terrestre, una nuova età dell'oro per questo paese. Io personalmente qualche dubbio ce l'ho. Continuate a seguirmi sul mio blog e adesso anche nel nuovo canale YouTube Pillole di Piccadilly. A presto!